Al poligono di Quirra, sopralluogo dei parlamentari 5 Stelle guidati dagli esponenti sardi che sono componenti della Commissione Difesa di Camera e Senato, nel pomeriggio si terrà un'assemblea pubblica a Villa Puzzu. La visita inizia a metà mattinata. 13 parlamentari del Movimento 5 Stelle entrano nel poligono di Quirra, nell'area militare al centro dell'inchiesta giudiziaria della Procura di Lanusei per il presunto inquinamento ambientale. Oggi confronteremo tutto lo studio che abbiamo fatto sulle carte con quello che vedremo sul territorio e le zone dove sembrerebbe che ci possa essere stato un grave inquinamento. Vogliamo prendere un po' di informazioni sulla situazione qui di Quirra e soprattutto ci preme riaccendere le luci comunque su questo poligono e cercare di portare l'attenzione anche nazionale alle problematiche della Sardegna. Ad attenderli a Perdas de Vogu c'era il sindaco del centro Ogliastrino, Mariano Carta. Anche gli ultimi dati che stanno venendo fuori, in particolare relativamente al torio, alla pericolosità del torio, alle matrici ambientali che sono state in questo momento determinate dal Ministero della Salute, sta dicendo comunque che non ci sono situazioni di pericolo in questo territorio, quindi questo lo volevamo rimarcare per l'ennesima volta. Tema caldo, quello del poligono, posizioni diverse a confronto. Altro sindaco presente, quello di Laconi, Paolo Pisu, portavoce della Marcia Sarda per la Pace. Riteniamo che se ci sono o come riteniamo che ci siano problemi di danni ambientali, debbano essere avviate le bonifiche. Le bonifiche che devono essere pagate da chi ha fatto i danni, cioè dallo Stato. Nel pomeriggio a Villa Puzzu i parlamentari 5 Stelle terranno un incontro pubblico. Per noi, dice Cristian Locci, consigliere comunale di maggioranza di SEL, proprio a Villa Puzzu il primo passo sono le bonifiche immediate sul territorio, un'occasione per affrontare la questione ambientale e per creare nuovo lavoro. Le autorità militari confermano con una nota l'impegno per il rispetto di salute e ambiente e comunicano che ieri si è riunito il tavolo tecnico per proseguire la valutazione della situazione ambientale con regione, province coinvolte, ARPAS e rappresentanti dell'aeronautica militare.